per me in particolare è stata una grande emozione. Dai primi muletti con cui siamo partiti, l'abbiamo vista venire su e arrivare qui per noi è veramente una soddisfazione grande. Fare queste gesta con la Giulia è anche relativamente facile, perché ripartizione dei pesi 50-50, differenziale torque vectoring al posteriore che ripartisce automaticamente la coppia sulla ruota che ne ha più bisogno, e di conseguenza una macchina veramente ben controllabile e morbida nei comportamenti. Vediamo anche a 150 orari. La macchina, se va in sovrasterzo, è molto semplice da gestire, molto morbida. Un ritorno al futuro quasi, non al passato, perché abbiamo la tecnologia moderna applicata a quello che è la storia di questo marchio. Trazione posteriore, ma con tanta tecnologia che ci fa godere alla guida, letteralmente. Dallo sterzo molto preciso, molto brillante, ma leggero. Il nodo freni, che è gestito elettronicamente, ci dà delle performance molto elevate e sempre presenti, a quello che è l'handling della vettura. Nei suoi comportamenti in pista, scrive sull'asfalto con le gomme posteriori. Noi siamo partiti da quadrifoglio con uno sviluppo altamente tecnologico e l'abbiamo portato fino alla più piccola delle nostre vetture, il 2002 gasolio da 150 cavalli. Oggi ne abbiamo dato un'ulteriore conferma, Giulia piace, sempre un occhio alla sicurezza prima di tutto e poi godiamoci la macchina.